Allora, l'ho già detto un tot di volte, penso che oramai si sia capito. Io non mi fido dei metodi, non mi fido delle scuole di pensiero, né di quelli che ti dicono ho il sistema infallibile per guadagnarci, e vorrei mettere proprio in guardia tutti quanti, soprattutto chi comincia, da quelli che ti garantiscono o comunque che ti fanno credere di garantirti un sistema sicuro per fare soldi. Per chi guarda la roba come me, l'andamento del prezzo di un bene in un sistema caotico come quello della borsa o della compravendita è palesemente un sistema che non può essere facilmente predetto, okay? A meno che non ci siano veramente delle forze esterne al sistema molto forti e molto incisive che vadano ad agire in maniera massiccia su tutti quanti gli attori del sistema, un cambiamento sicuro tu non ce l'hai. Esempio pratico di quello che succede nella borsa: sai che scoppia una guerra, è praticamente sicuro che ci sarà un certo tipo di andamento di prezzi di alcuni beni rifugio che saliranno, o altri che invece andranno a scendere, eccetera, eccetera. Ma questo non perché c'è una legge matematica dietro, non perché c'è qualcosa di scientifico alla base. Questo avviene semplicemente perché si è osservato che il trading, innanzitutto, è un'attività che ha una altissima componente emotiva irrazionale. Meglio lo fai, più sei un robot. Essere un robot è difficilissimo, quindi quella componente c'è sempre. Dall'altra parte c'è il fatto che comunque la reazione umana media a notizie di un certo tipo è più o meno sempre quella, quindi è soltanto lì il nodo della questione. Avevamo fatto l'esempio qualche video fa del video di come i Rothschild si sono comprati in mezza borsa di Londra, con un sistema di questo genere. Cioè, tu sai che c'è un agente esterno di un certo tipo, sai che la stragrande maggioranza degli agenti di borsa o comunque di chi fa trading si comporterà in quella maniera perché è una reazione umana normale a quella notizia, e quindi alla fine avrai un andamento in borsa di un certo tipo. Però tutti gli altri casi di ho un sistema sicuro per cui fai così, piazzi di là, fai questo a quest'ora del mattino, eccetera, eccetera, sono tecniche che possono funzionare. Però la cosa che vorrei dire attenzione, quando vi dicono è un sistema sicuro, è solo il tuo discorso di Babbo Natale. Se fosse un sistema sicuro lo farebbero tutti. Se qualcuno avesse un sistema sicuro non ve lo venderebbe, non avrebbe necessità di vendere un sistema sicuro per fare soldi. Per fare soldi, quando può fare soldi col sistema sicuro per fare soldi, cioè non ha senso. È un po' come quando vai fuori dai casinò a Las Vegas e ci sono quelli che ti fanno la scuola per imparare a giocare alla roulette, no? È una follia, però per chi c'è dentro, per chi ci crede un sacco, è così. È un po' un problema perché, allora, effettivamente il trading è un gioco d'azzardo. E se ci pensi, per esempio, anche qua da noi in Italia, quanti cialtroni fanno soldi vendendo alla televisione i sistemi per giocare all'otto, e la cosa, cioè, è pazzesco, cioè, c'è comunque la tendenza a volersi aggrappare a sicurezze di questo genere o comunque sperare in cose di questo tipo. Che poi sono furbi, perché non è che ti dicono è sicuro così, cioè nessuno che poi alla fine ti firma un contratto dove ti dice tu mi paghi perché io ti insegno il metodo, poi se il metodo non funziona io ti ridò il triplo dei soldi, non lo farebbe nessuno. Ti fanno tutti quanti il corso, questo è un metodo sicuro a voce. Poi sotto, nella parte che firmi, dici, mi raccomando, attenzione, il trading è un'attività a rischio, quindi se lo fai sono soltanto cazzi tuoi, eccetera, eccetera. Furbo. Quindi uno vuole fare trading, benissimo, impara tutto quello che c'è da imparare sull'analisi tecnica, benissimo, sa che però sta comunque giocando d'azzardo. Più ti dicono che un sistema è sicuro, tu più lo studi per capire dove non è sicuro, guardi tutti quanti gli indicatori del caso, poi comunque la cosa deve essere chiara, le scelte che fai sono soltanto tue.